Welcome to Phenomenal SmackDown Live! Io sono Peonia, The Queen of the Show! E sono insieme al General Manager di Awesome Raw, Peonia, ah no, Peonio, Miro, The Queen of the World, The Queen, no, Queen. The Queen of the World, ragazzi! Oh, ma stiamo a scherzare! Abbiamo perso i sondaggi questa settimana! Beh, è straperso! Ma che cazzo si da fa? Ma vabbè, cioè, la puntata era un bijou! Era perfetta, non mi avete votato! Bijou, Ma siete impazziti? Awesome Raw da paura settimana scorsa, ma pure questa settimana! Avete dato il 2-1! Avete dato il 2-1 al caro Miro! Vergognatemi! Venduti! Mi raccomando, questa settimana abbiamo una puntata spumeggiante, strabiliante! Mi raccomando, preparatevi un foglio e prendete appunti! Tanto pure il cane. Vuole vedere la puntata pure il cane. Dicevo, preparate un foglio e prendete gli appunti perché è un casino. Cioè, vi giuro su Dio che è un casino. Manco io me la ricordo. Infatti c'ho gli appunti perché è un casino. Giusto. Però mi raccomando, andate su Facebook e questa settimana non mi fate arrabbiare. Votate Phenomenal SmackDown Live. Vi ricordo, il sondaggio è su Facebook, link in descrizione, la pagina si chiama Awesome World Games. Tutto questo ovviamente dopo aver visto la puntata di Rose. Se non l'avete vista, la trovate nell'info box, ma tanto prima dovete vedere la mia. Tanto vince Awesome Raw, devi annunciare qualcosina. Un botto di roba. Ah, un botto è diventata. Okay. Avete preso il taccuino? L'avete presa la penna? Avete controllato che la penna scrive? Perché qua c'è sta da sacco di roba. Addirittura. Come prima cosa volevo annunciare un bellissimo match. Per la prima volta a Phenomenal SmackDown Live ci sarà. Come Aleister Black? No, ci sarà un 3 versus 3. Tutto al femminile. Da una parte le Superface, Charlotte Flair, Ronda Rousey e Naomi. Piccolo debutto a SmackDown Live, la nostra Naomi, ragazzi, è grande atleta. Naomi! Senti, può non piacere, però è una grandissima atleta, quindi ci sta che affianca Ronda Rousey e Charlotte. Vabbè. Sì. Beh, deve contrastare le cazzo di culate che dà Asuka, no? Culo a posto. Darà una grande mano a Charlotte Flair. E a proposito di Asuka, l'altro team, il team Hill, sarà proprio Asuka, fiancheggiata dalle Fabulous Blonde. Ancora, Carmella Lee Morgan. Ancora, ragazzi, per la prima volta si affronteranno la gara Asuka e la gara Charlotte, che poi si rivedranno a Extreme Rules per il titolo di Charlotte. Sì, è vero. Vi piace. Dopodiché ci sono le finali, c'è la finale del team, già belle che annunciate, la finale del torneo di Brock Lesnar, oh mio Dio, che si svolgerà proprio adesso, subito come over. Io non vedo l'ora di vedere chi tra Dean Ambrose e Dolph Ziggler riuscirà a arrivare a Extreme Rules per il titolo di Lesnar. E a proposito di Lesnar, apparirà nel main event. Lo sai perché combatte Lesnar? Incredibile. Ma lo sai perché? Quanto gli hai dato? Perché si sa che cosa. Ma lo sai perché? No, non so perché, ero curioso perché di capire. Un caro piccolo Jinder Mahal è venuto a dirmi: senti, ma perché mi tieni fuori puntata? Ok che ho perso, ma io sono Jinder Mahal, The Mother Name Maharaja. Allora ho detto: sai che c'è, Jinder, c'hai ragione, combatterai nel main event contro The Beast, The Conqueror, Brock. Non mi dici, un Hill, Sing, pure tutti quanti. Tanto Brock Lesnar. Vedo malissimo, ciao. Vi piacciono questi annunci? Senti, fai una cosa, chiudi la porta. Chiudi la porta, iniziamo? Dai. Via con questa finale, vai. Via con la finale. C'ho qualche dubbio, questa Scusi, non sarà la finale. Scusi, questa no, non è nella finale. Randa, che cosa c'è? Non è la finale. Io volevo vedere la finale. Perché Randa c'ha il microfono? Perché sale sul ring? Che vuole mo questa? Oh! Hai fatto anche un annuncio tu. Tu non urla che ti fa male la gola. C'hai ragione. Ma Ronda Rousey, guarda come si bavoneggia. Vuole dire qualcosa. Non c'ho parole. Vabbè. Ormai è stato ring, ascoltiamo. Ragazzuoli, Ronda Rousey ha un annuncio da fare. Prima della finale. Mortacci, c'ho tutto storico. Mortacci tu, io volevo. C'ho la tachicardia, Ambrose e Dorzy. E questa devi fare l'annuncio. Questo ecco anch'io, vai. Questa devi fare l'annuncio, ma non ce l'ha detto. Non ce l'ha detto perché ha detto: cara Charlotte, puoi venire sul ring perché sono rivolta a te. Devo dirti una cosa, ma cara General Manager, stai a sentire anche tu. Ah, quindi ha invitato la Queen
sul ring prima della finale. No, invece è incredibile. Prima della finale, portaci tu. Aspettiamo Fate Charlotte presto. Perché io devo capire che cosa vuole Ronda Rousey. Te voglio bene, Ronda, sbrigatevi. Sbrigatevi. Charlotte, su, lascia perdere l'entrata. Entra, fai di a Ronda Rousey. Che noi abbiamo una finale da tachicardia da vedere. Comunque, curioso. Adesso sì. Mi sta venendo qualche dubbio su cosa possa dirle. Comunque, la badass woman. Ma scusa, non poteva aspettare. Hanno un 3 contro 3. Guarda che incazzato. Ho detto, oh, pure io volevo vedere la finale. No, vabbè, un po' polemica. Insomma, non se non aspettava manco Charlotte. Questo, ma, infatti, ma anche perché ho annunciato 3 contro 3. Loro faranno coppia, voglio dire, insomma. Sentiamo un po', tanto c'è da dire qualcosa pure a me. Ronda Rousey, cari ragazzi, ha iniziato con l'elogiare Charlotte Flair. Il coraggio di affrontare Asuka 1v1, mettendo anche una title shot in palio a Extreme Rules, le fa onore. Però sta ricordando alla cara Charlotte che puntate fa ha battuto Asuka 1v1. Quindi dice, cara Charlotte, sarà il caso che anche io entro a far parte di questo match trasformandolo in un triple threat a Extreme Rules? A questo punto, visto che ce l'ha anche con me, essendo che questo messaggio è rivolto a me, sai che c'è, cara Ronda Rousey? A me questa idea piace. Sì. Un bel triple threat a Extreme Rules di questa portata. Charlotte contro Ronda Rousey contro Asuka. Mi piace! E sai che c'è, cara Charlotte? Stai attenta a Extreme Rules, perché le cose per te si complicano e non poco! Beh, insomma, Charlotte ha regalato una dello shot ad Asuka, tu la regali a Ronda Rousey, meglio Awesome Row. Andate a votare Awesome Row, ragazzi, che lì abbiamo Alexa Bliss, tanta roba! Però a questo punto mi chiedo, fra un po' queste due hanno un triple threat, no? Faranno coppia? Ma mi sa che gli animi di queste due sono un po' rotti a questo punto. E direi che, cara Ronda Rousey, tu il match te lo guardi vicino al tavolo dei commentatori. No, esclusa. Esatto. Cara Charlotte, tu che sei la queen, la nostra woman's di punta, trovati qualcun'altra nel backstage, tanto sono sicura che ci riuscirai. Assolutamente sì, però... un rimpiazzo per Ronda Rousey. Ronda Rousey al tavolo di commento. Vabbè, ci sta però, ci sta. A questo punto levatevi, perché io ho la finale da vedere. No, ok, meno male. Ciao. Stavolta la volta buona. Nessuno sul ring, nessuno che deve interrompere. Spengo le luci. Dolph Ziggler, ragazzi. Ho detto Maria, ma tardi. Inizia la finale. Oddio, raga, io sono in ansia, io non lo so, io non ho parole, ragazzi. Ma che te ce l'ho pure io. E ti dirò di più, dopo Crown Jewel, tifo Dolph. Vero? Sarebbe tanta roba. Se qui si prende una bella rincita e Shane, pacchetto dei cavoli, dove lo fai mai? No, lui mai. Comunque, mamma mia ragazzi, chi affronterà Beast, The Conqueror, Brock Lesnar, Extreme Rules? Il torneo della bestia, ragazzi, è arrivato al termine. Agli sgoccioli, dai, ragazzi. Ziggler è pronto, eh? Ziggler è pronto. E ecco che arriva il nostro Dean Ambrose, nonché il nostro campione degli Stati Uniti, colui che rischia di avere un doppio titolo, ragazzi. Io mi metto a piangere, io mi metto tanto a piangere. Non infringe, ma... però insomma, tanta roba. Vabbè, ha fatto anche un gran torneo, ha eliminato sì. Seth Rollins, AJ Styles. Cioè, ragazzi, buoni luci. È un grande campione degli Stati Uniti, dovrà anche difenderlo prima o poi quel titolo. Però adesso, per ora è impegnato. Per adesso deve pensare all'eventualità di affrontare The Beast. Quello sì che ti devi preparare psicologicamente. Assolutamente sì. Andiamo al match. Ziggler rilassato da una parte, Dean Ambrose nulla rilassato dall'altra. Tutto pronto? Si comincia. Vai, Dolph Ziggler contro Dean Ambrose. È subito questione reversa. Parità. Dean Ambrose va di necro. No! Butta a terra Dolph Ziggler. L'arbitro subito si fa trovare pronto. Guarda lì come fissa il match l'arbitro. Più teso di te. Ragazzi, ma Dean Ambrose, ma fermatelo! È on fire. Il Lunatic Fringe che adesso aspetta soltanto il momento preciso. Bruttissimo con la maglia di Cesaro. Io continuo a vedere lì in mezzo al pubblico. Mi fa pietà. Vabbè. Ok, che Ziggler prova a far cedere Dean Ambrose come esagerato. Prima manovra. Un po' esagerato qui, Dolph. Ok, Dean. Reverso da parte di Ambrose. Quante reversi stiamo vedendo in 5 minuti? Scatena una serie di colpi a manetta. Dean sulla faccia dell'autoproclamatosi perfetto. Si libera, Dolph, alla fine. E vediamo un po' cosa combina Facebuster. Intanto Ambrose qui continua con questa slash e poi una serie di pugni in faccia al povero Ziggler. Che ne sta prendendo in questo momento? Occhio a Dean. Dean
Reverse anche questo tentativo di boss e poi running clothesline. Molto bene, molto bene. Connessa. In Ambrose Fairy sweep verso il turnbuckle e lo va anche a prendere, no. Golpe reversa con un kick sull'addome del suo avversario e poi guarda, ben manovrato. Ora è Dolph, fa una certa pressione ma poi si esibisce come solo lui sa fare. Il best seller della WWE, guarda qui, va di elbow drop. Oh, ha sbagliato, ha fatto l'errore che fai spesso di contro me, fai una down a cazzo di cane e qua l'ha pagata chiara, anche se qui ancora Ziggler con face bust ci sta prendendo gusto. Il biondo ossigenato, guarda ancora Taunt, ragazzi, scatenato Dolph Ziggler, non so più che dire. Solo che ora deve insistere, ma non così, perché viene riversato ogni suo tentativo di manovra. Ambrose rialza, a questo punto Dolph lo prende e come l'ha schiacciato contro il mezzo. Ce l'ha appiccicato del ring, sì, ora lo porta verso le corde, lo butta fuori, Veo. No, reverse, no, occhio Ambrose, solito comeback stile Dean Ambrose che prova anche il pinfall finale. 1 2, no, non l'ha battuto. Oh, finisher, incredibile, è finisher, non ci credo, ma dai, già l'ha pronta, è bella carica. Connessa Dark Tensa archiviata, l'ha fatto dal nulla. Dai, non può essere finito così. Pinfall finale, 1 2. No, infatti non è finita qui, ma Dean Ambrose ha già una finisher. Stava sistemando, questo ha fatto la finisher da nulla. Però sappiamo pure che Dolph le caga un po' a cazzo di cane, cioè, anche questo è vero. Ma guarda, Famouser l'hai chiamato. L'ho detto! Famouser a cazzo di mamma cane. Mamma mia. Eccezionale Dolph Ziggler. Quando io parlo ormai, i miei atleti li conosco. Eccezionale questa finale, ragazzi. Non potevo chiedere di meglio. Qua Dolph va a colpire l'addome di Ambrose che urla dopo questo brusco impatto. E ora è Dean Ambrose a chiamare la sua... Scusa, è Dolph Ziggler. La sua zigzag è pronta ad essere archiviata. 1-1, il conto delle finisher è finita qui, ragazzuoli. 1 2, no. Kick out anche di Ambrose. Stanno non in forma. Non mollano. 1-1 e non mollano. Stanno in forma questi due atleti. Assolutamente proprio. Io fossi in Brock un pochino mi preoccuperei, perché guarda che resistenza gli hanno. Quante finisher gli dovrà fare Brock Lesnar? Gorilla Ambrose è comunque pronto, anche se qui finisce vittima della Neckbreaker da parte di Dolph Ziggler, che continua il suo assedio. Guarda, mi ha dato il cantante di Count. Boom! Arbitro, ho visto un tipo male. È un Dolph da impazzire. Ora addirittura va a attaccare la gamba del lunatico. L'arbitro va a destra e a sinistra. Non sa dove mettersi. Beh, è ovvio, perché si stanno muovendo molto i due atleti. Ecco la sua splash, i soliti pugni in faccia per il povero Ziggler che Pugnazzi. Assolutamente, Dean Ambrose ci sta provando a portarsi in super vantaggio. Qui ritorna a fare pressione sul collo di Dolph Ziggler. Si libera subito, tra l'altro. E guarda come lo mette lui stavolta sotto. Lo lascia e poi Famouser! Non si può! Is Dolph Ziggler formato Davide Vincenzo 2-3! Ma non si può! Ma Ziggler così le tiro fuori! Dolph Ziggler formato Davide Vincenzo, ragazzi! Non se l'aspettava evidentemente, manco Ambrose che qui tira fuori questo braccio teso al solito al comeback. Qui fa la Dirty Deeds dove arriva solo al 2. Qui Famouser, forse è quello risolutivo, no? Era quello che è arrivato al 2. Qui zigzag, altro 2. Ma dopo 2 secondi ce n'aveva una. Ragazzi, Dolph è magnifico. Dolph Ziggler infinito. Brock Lesnar a Extreme Rules. Attento a te, che altro che 5. Questo ti gaga Famouser come se piovessero. Famouser, zigzag, super kick. Abbiamo visto settimana scorsa il super kick quanto è stato letale. Ragazzi, Dolph Ziggler formato WWE Champion a tutti gli effetti. Mamma mia, dopo questa super vittoria, ragazzi, io andrei avanti. Andiamo, let's go. Mamma mia, bello. E mo abbiamo un Nakamura con il microfono. No, ancora lui. Nakamura che con il microfono. Un po' psicopatico Nakamura a questo promo, eh? Non ho poco da dirci. Ragazzi, Nakamura ci riprova. Sta chiamando Balor nuovamente sul ring. Nakamura vuole questo match.
match e conclude con un Balor. Come on! Adesso niente, riaspettiamo il caro Balor che finalmente uscirà e lo massacra di botte. Le provocazioni di Nakamura anche questa settimana mi sta dicendo che potrebbero far risvegliare Finn Balor, anche se penso che non verrà accontentato. Dici? Vediamo. A quanto pare Balor non esce neanche questa volta, ma Nakamura, non uscire, aspetta un attimo. Aspetta un attimo perché visto che Balor non vuole farsi vedere, questa volta torna sul ring che l'avversario te l'ho trovato io. E sarà un avversario molto speciale. Yeah, ma lo vedi? Nakamura è risalito sul ring, quindi... aspetta, non sento. È tutto blu! Se è tutto blu, chi mai sarà? AJ Styles, il Phenomenal One. The Phenomenal AJ Styles. Bell'avversario. Rimpiazza il caro Balor. Anche questa puntata, voglio dire. Vediamo un po' se Nakamura batterà AJ Styles. AJ Styles e Nakamura, dicevo, ancora una volta contro. Ancora una volta, però voglio dire, AJ Styles, Balor, Ballet Club. Ci sta. Un po' di suo sweet ancora. Bene, bene. Ottima scelta. Pubblico molto eccitato per questa pubblico scelta. Pubblico invisibilio. Shinsuke Nakamura contro AJ Styles next. Anzi no, è proprio cominciato. E come è iniziato? Tutti sono colpiti all'unisono. Ciao. Non so perché faccio. Anche il cane è eccitato per AJ Styles. Beh, non se l'aspettavo. Vedi, infatti commenta così. Cazzarola, che match. Otto occhio qui a Nakamura che proietta all'indietro. AJ Styles vado a tirar fuori il cane. Perfetto. E JJ, guarda qui che calcio va a dare alla schiena del giapponese. Anche se qui c'è la reversa. Reversa. Bene, bene, bene. Bella manovra qui di Shinsuke Nakamura che riesce a tenere a freno l'offensiva del suo avversario. Qui body slam. No, no, lo lancia sulla terza corda e Styles come un salame ci si appende. Oh, dove. Pin. Esagerato uno. Stavo per chiederti, ma secondo te qua ce l'avrà la finisher colpo in the ballon? Beh, spero che la Geno perché ne ha presi parecchi di low blow, insomma. Colpo in the ballon. Immagini l'arbitro si distrae pure di sto match e lui ne approfitta, sarebbe clamoroso. Lasciando questo, Nakamura ha messo all'angolino il povero AJ Styles che ha fallito solo un match fino ad ora. Quello contro Dean Ambrose. Sì, ma qui va a funghi però. Qui è andato a funghi e Nakamura ne approfitta, lo rimette di nuovo a terra. Buon Shinsuke in questa contesa. Guarda qui che pugnazzo, dagli. Sono carichi a powerbomb. Powerbomb di Nakamura, connessa. E poi keep up di AJ Styles. Vabbè, come se non avesse fatto niente. Trasciano questo, arriva alla finisher di AJ Styles alla gamba di Shinsuke Nakamura. Vabbè, ma che devono fare oggi? Oggi cagano finisher come se non ci fosse altro proprio. Meno male, però Nakamura ne esce abbastanza bene. Poi con Big Boot mette a terra la sua nemesi. Occhio, occhio a Shinsuke che a proposito va di Senior Move archiviata. Se ne è uscito bene dalla mossa di Shot Missing Distance. Ha caricato però. Dici? Ha caricato, sì. Ti ha caricato. Reverse di Styles che prova una powerbomb, powerbomb, powerbomb. Connessa, mamma mia quanta violenza. Gli ha restituito il favore e si prepara per la Phenomenal Four, non però. Vabbè. Immagini lo prende con la... Ah, ma che cavolo, questi che non ti finisher, ma che c'hanno? Lo prende con la Kishasa, no! Mamma mia, Phenomenal Four, ma archiviata. E già sta il sbatte, Nakamura, uno, due. Che... No, complimenti Naka, complimenti Nakamura. Non era facile uscire, no. Anche perché aveva già incassato quella mossa di sottomissione prima. Qui Styles si esalta. Occhio lo blu, lo blu non arrivo. Non ci credo. Parte davvero Ascoli. Roll up improvviso. Di certo il Demon King sta guardando questo match con un certo interesse. Bella kick archiviato da parte di AJ Styles che suona sulle spalle. No, reversa. Impact DDT connessa da parte di Shinsuke Nakamura che ora va di knee drop. Knee drop archiviato di drop. Ci prova. Uno. No, solo uno. Styles è in forma. Sai che... Mamma mia, che è sceso dal paletto. Che è sceso dal paletto, me lo sentivo. Ma qui Styles reversa. È uno Styles da impazzire! Occhio, l'avevo visto troppo carico! Shinsuke Nakamura! Non me l'aspettavo la Kinshasa al paletto, però!
Styles riversa e qui lo colpisce in una maniera devastante. Che match che match, stanno tirando fuori i due. Styles c'è, vuole sentirsi leader di fenomeno. Vedi che Styles e Nakamura sapevano lottare? Assolutamente, qui knee drop ancora una volta di AJ Styles on fire. Addirittura va a rialzare tranquillamente il suo avversario facendo ora pressione attorno al suo collo. Bel match, assolutamente. Ora si libera da questa morsa del fenomeno. Si è liberato dalla morsa. Occhio. Mamma mia, ho visto che stavo prendendo un calcio. Ho detto, oh, qua Styles riesce a mettere a terra il giapponese. Oh, e lavora anche sulla sua gamba. Chissà qual è l'obiettivo di AJ Styles, che prima ha provato a sottometterlo. E infatti, ancora? Oh, ci riprova, ma tu. Ci riprova. Attenzione, però, niente rock break, ragazzi. Io penso che Nakamura avesse un piede sotto la corda. Intanto qui Styles prova il pinfall risolutivo. Ce la poteva fare con quello. Uno, due. Che no, cavolo. Ce la poteva fare con quella sottomissione, però. Styles clash. Non ci credo. Non ci credo. A chi vada? Nakamura la reversa! Nakamura la reversa, gli finisce sopra! È un Nakamura da impazzire! Però dropkick di Styles, che si è visto ovunque mangiato la sua finisher! Qui la sua green drop! Comunque dovesse finire questo match, ma è un gran match, ne escono tutte e due gli dati molto molto bene, ragazzi! Mamma mia, che cosa ho visto! Però lui ancora? Ha la ghisciata dal paletto. No, vabbè, no, ha la ghisciata vabbè dal paletto. No, vabbè, di nuovo dal ci paletto. Ci ha preso gusto. Ci ha preso gusto. No, no, reversato. E reversa ancora di Nakamura. È un incredibile match. Occhio, oh! Arriva la ghisciata. Ghisciata! La ghisciata finale. Uno, due, tre. No, no! Che cavolo è stato? Questa stanza non se lo poteva aspettare. Ne arriva un'altra. Vabbè, finale. Ragazzi, Nakamura, cosa gli vogliamo dire che a questo match? Che match straordinario, Nakamura. No, ancora no, non è possibile. Non è possibile, amore. Amore, non è possibile. Che resistenza di Styles, ragazzi. Non ci crede neanche Shinsuke a questo punto. Nakamura, mazza, quanto si toglie il sudore di un'altra. Ma che cosa stai dicendo? No. No, vabbè, ragazzi, non ho parole. Gliela tolta e ora. Phenomenal form. La Phenomenal Forearm di AJ Styles è pronta a essere archiviata. Phenomenal Forearm. E gli dice che a mamma l'ha messo ragazzi, a terra. Ragazzi, che match. L'ha messo a terra. Che match. Uno, due, kick out. Non ci credo, ragazzi. Styles Nakamura ora compie una irregolarità. Toglie la protezione dal paletto. L'arbitro, nessuno ha visto niente. L'arbitro stava guardando qualcuno in mezzo al pubblico. Occhio, occhio. Finisce all'angolo Styles, dove fortunatamente c'è la protezione del paletto lì. C'è Nakamura. Secondo lo lascia andare a terra. La schiena di Styles chiede pietà, ma Nakamura non conosce quella parola. Infatti prepara la sua Kin. E tolto di nuovo. Non ci posso credere. Ragazzi, chi l'ha detto? Guarda, l'arbitro si è accorto soltanto ora della poi stessa protezione del paletto. L'arbitro è di spalle. L'arbitro è di spalle. No, il pin. Uno, due, tre, ma l'arbitro non c'è. L'arbitro non c'è, è ancora impegnato con il turnbuckle. Styles cerca di richiamarlo, ma l'arbitro non no si gira. Che è successo l'arbitro, visto? Che è successo? No, ragazzi, che match, non ci posso credere. Non ci posso credere, ragazzi. Styles si prepara per la sua Phenomenal Form, forse quella finale. Che match che hanno tirato su. E c'è l'arbitro in mezzo, l'ha mancato. Ha mancato Nakamura. E Nakamura però non è di certo ancora in condizioni ottime per agire. Infatti Styles riesce a prenderlo. Ma hanno fatto 12 finisher. E ancora non è finita qui. Ci vuole riprovare il fenomeno. One. Ce n'è un'altra. Riprovare. La va a chiudere così. Ehi, Jay Styles. Reversato, non ci credo. No, chi c'è sono per... Ragazzi, ma che hai messo? Finisher facili, scusami, non è possibile, amore. Reverse facili, mi da dire chi c'è. Stavolta è finita. Stavolta è finita. Non ci credo, penso... non vuole fare un'altra? È indeciso Nakamura? No, si brucia il pin così, no, però. No, no, lo prova. Okay. Lo prova. Prova il piffo. Uno, due,
Che cavolo, ti ha aspettato troppo però. Madonna i bug, ragazzi. Madonna che pezza che gli ha tirato. Madonna. Ma che pezza gli ha ma tirato. Ma un'altra, ma non è possibile. Ma si sono buggati in qualche modo, non è possibile. Cagano fine, cioè, questi sono tutti i messaggi a Brock Lesnar. È bello avere Brock Lesnar nel roster. Occhio qui al pugnazzo, Nakamura lo va a prendere sull'Ebron. Che deve fa? Oh! Bomba! Back suplex sull'Ebron, la schiena di Styles, chiede pietà. Ma sempre è risaputo che quando hai Brock Lesnar nel roster, poi tutti cagano le finisher. Aumentano le finisher a disposizione all'interno di una contesa. Occhio, Irish Whip di Styles con Nakamura. Che qui ci sarebbe un bel double count out, perché non si merita nessuno dei due la vittoria né la sconfitta, ragazzi. Beh, secondo me avremo un vincitore. Questo vincitore è Shinsuke Nakamura contro ogni pronostico. Shinsuke Nakamura! Kinshasa! È la GM mood di Nakamura, no? Gliela tira da malissimo! Gliela tira da malissimo! Rob Breaker di Eichester! Dai, ma non potevo uscire, amore! Non potevo uscire! Ma c'era la Rob Breaker! Ho capito! C'era Rob Breaker di Nakamura che è qui! Lo va a prendere così e poi si esalta! Con il pubblico fa tutto buuuu, ma di certo è contentissimo di aver visto questo match. Shinsuke, no, reverse, para kicka di AJ Styles, Nakamura annichilito da questo improvviso para kicka. E ora AJ Styles va a infierire sulla gamba di Nakamura, lo trascina al centro del quadrato, lo allontana dalle corde, continua ad attaccare quella gamba. Se fa la sua finisher di sottomissione è finita, perché c'ha la gamba che sarà viola, non rossa. E intanto qui Nakamura, German Suplex, mamma mia, sono diventati anche German Suplex con Brock Lesnar nel roster. Tralasciando questo, Nakamura si carica sulle spalle, e sai, papà mia Nakamura, Styles si rialza. Ma che è successo? Stanno esagerando qui, bella. Mamma mia. Nakamura, che disciassa! Che disciassa! E stavolta sono lontane con da uno, due. No. Ci credo. C'è quel quadro che prova non questa discussione. Guarda il sulla testa, però ci può stare che cede. A forza di Kinshasa la testa non ce l'ha più AJ Styles. Guarda, gli stacca. Se continua così, gli stacca. E Jay, no, Naga lo lascia. Ma non è possibile, non è che sono troppe finisher, mo. C'è quel quadro che non cosa. Penso che Roman Reigns contro Lesnar può accompagnare solo. Ma levati. Styles va a connettere, penso la sua signature move, se non mi sbaglio. Quello dovrebbe essere la sua signature. E qui va a storcere il faccione di Nakamura. Ancora una volta, finisher di AJ Styles. Stavolta è finita, vero? Stavolta la connette, però la forearm archiviata. Ed è quella letale. 1, 2, 3. E AJ Styles batte Shitskang 1, 2... 3 Ragazzi, nulla togliere a Nakamura. Nulla togliere a Nakamura. Hanno fatto un match della Madonna. Avranno fatto 12 finisher in 2. Incredibile. Ribadisco, guarda, il concetto. AJ Styles e Nakamura sapevano lottare. Contro. Hanno tirato fuori il match dell'anno anche con il coinvolgimento dell'arbitro. Quando si toglie la pressione anche dalla parete. Sì. Bel match. Bello. Grande storytelling. Da main event. Assolutamente. Smackdown live. Booking. Allo stesso tempo Styles ora si riavvia nelle piazze importanti dello show blu dopo questa grande. Sì, ma Nakamura non sfigura. Ragazzi, Nakamura non sfigura. Ha fatto 13 Kinshasa, credo. Anche quelle dal paletto. Chi ha mai visto Nakamura che fa Kinshasa dal paletto? Sorprendente. Dopo questa meraviglia io andrei avanti. E cosa c'è? Credo il 2v2v2 match valido per il torneo dei Tag Team Champion. Chi sarà tra questi tre tag team andare a Extreme Rules per affrontare la fascia del Slater Rhino? Perché siamo nel backstage? Roman si sfrega le mani, incontra il vincitore del torneo della bestia, Dolph lo spittola e strappa. Strowman attacca da
Dolph Ziggler non si è tolto dalla sua strada, è rimasto davanti a lui. E adesso c'è l'attacco di Braun Strowman e di Dolph Ziggler. Anche se qui è Ziggler ad attaccare Strowman. Perché? Guarda Strowman! Occhio che tomo fortuna questo. Che si sono detti? Poi Dolph viene da un grandissimo match contro il Lunatic Fringe. Ma l'ha fatto sì adesso, dai, era prima di questo. Oh mio Dio, ragazzi. Io penso che Braun Strowman era arrivato carichissimo, infatti si fregava le mani, non vedeva l'ora forse di incontrare proprio Dolph Ziggler, chi lo sa, forse ci darà qualche spiegazione poi. Peonia, intanto qui, Braun Strowman! Io non so niente. Ah, non sai niente proprio? Allora qua bisogna soltanto capire come finirà questa contesa, si può chiamare contesa all'interno del backstage, con Dolph Ziggler che nonostante gli acciacchi prova a fare qualcosa al Monster, a Mogman che lo lancia. Mamma mia, sta lanciando ovunque. Comunque, piccola chicca, c'è in fondo Dean Ambrose che sta facendo un'intervista. Corinne Young, tralasciando questo. Tanto Strowman continua ad attaccare l'autoproclamatesi perfetto, che qui evita l'impatto e riesce a mantenere a bada la bestia, anche se di bestia è Brock Lesnar. Monster. Lui lo possiamo mostro, il mostro che cammina in mezzo agli uomini. Occhio, occhio Strowman. Dolph non molla però, da gran campione non molla. Dai, la grande number one contender al titolo di Brock Lesnar è un Dolph Ziggler che non si lascia malmenare, anche se la prima pezza ce l'ha presa lui e continua a prenderle, perché Strowman è incazzato nero, guarda qui sulla bocca dello stomaco, colpisce a che faccia e poi guarda. Lo sbatte contro la porta dello spogliatoio. Strowman ha distrutto. What the hell? Ok. Strowman prende la valigetta e colpisce Dolph Ziggler. Poi lo lascia lì. Vabbè. Occhio a Braun Strowman. Che qua mi sa che ha finito. Mamma mia, la schiena di Dolph, che ricordiamo ha lottato già un match. Di certo non ci arriva al 100% contro questo duro scontro. Sto piangendo. Si torna in corridoio. Sì, siamo nel corridoio e qui Dolph adesso sta cerchiando di annichilire Strowman, che con la DDT asfalta la faccia di Dolph sul pavimento. Oh mio Dio. Povero Ziggler. Hashtag povero Dolph Ziggler, che finisce anche vittima della powerbomb del Monster Mogman. No, non è la powerbomb, ma è la fine di Dolph Ziggler di questo incontro. Che brutto attacco di Braun Strowman al nuovo number one contender al titolo di The Beast. Io non ho parole, non ho davvero parole, spero che Strowman ci dica qualcosa. Scioccato, non vedo un po' come continua. È anche il tempo di farci la domanda, che Strowman è già sul ring con un microfono. Che tanto si stiracchia. Cosa hai da dirci? Si stiracchia, voglioso di parlare Braun Strowman, voglio sentirlo. Com'era prevedibile, ragazzi, Braun Strowman si lamenta del fatto che lui non è stato inserito all'interno del torneo per affrontare The Beast, Brock Lesnar, e per questo è andato proprio a attaccare il vincitore. Cara General Manager, lo senti il pubblico? Il pubblico mi vuole, il pubblico mi ama, il pubblico vuole vedermi a Extreme Rules contro Brock Lesnar. Perché non mi ha inserito? Stai zitto. Perché non mi ha inserito nel torneo? Lo vedi? Dammi una chance, io voglio entrare a far parte di quel match. E quindi attacchi Ziggler, lo infortuna. No, spero che non abbia infortunato. No, non l'ha infortunato. Ziggler adesso sarà in infermeria a farsi controllare. Però sai che c'è Braun Strowman? Hai ragione pure tu. Senti il pubblico com'è over. Senti il pubblico che ti inneggia. Senti il pubblico com'è esploso a questo attacco. Sai che c'è Braun Strowman? Non te la regalo la title shot. Però non si attaccano le persone nel backstage. Le persone si affrontano 1v1 in un ring. E quindi la prossima settimana sarai contro Dolph Ziggler nel main event. Nel caso lo riesci a battere lealmente, entri a far parte del match. Bella idea. Spero che Dolph Ziggler ci arrivi al 100%, che dopo questo attacco, dopo un buonissimo match contro Ambrose, non sarà assolutamente facile per lui. Però tanta roba, tanto Braun Strowman, finalmente Braun Strowman, e io non vedo l'ora di vedere questo match. Ce la farà? Non ce la farà? Chi lo sa? Certo, dopo quell'attacco. Sia chiaro che Dolph Ziggler non perde la title shot, ragazzi. Dolph Ziggler comunque ci sarà nel match. Il punto interrogativo adesso è su Braun Strowman.
Finalmente, sempre rimanendo a tema Extreme Rules, abbiamo l'altra finale. Due contro due per decretare chi andrà a affrontare Slayer Rhino a Extreme Rules. Ma questi B-team che mi entrano, B-team, B-team, go. E chi ce l'ha le mod? Chi ce l'ha le mod? Che buona mette le mod? Phenomenal SmackDown Live. Sentila. B-team, go. Sarebbe sta trash vedere Artruth. Slayer Rhino contro B-team, ovvero Podallas e Curti Saxo. Sai quanto è tuo braccio da una parte? B-team, go. B-team, go. Team! Mamma mia, ragazzi, tanta roba. Poi, piccola chicca su sto match. I B-team non devono sta qua, devono stare nell'altro match. Solo ci siamo sbagliati. E Slayer e Rhino, che devono stare in questo match, hanno vinto e sono passati. Era destino. Si vede che era destino. E adesso Wonderful. Spero che sia destino anche per loro avere un'entrata come Cristo comanda. Vero, hanno fissato quella dell'Undisputed Era. Perché questa, no? Perché questa, no? Fissata così tanto pure. Sì, vabbè, questi sono imbarazzanti. Questi c'hanno un'entrata generica. Sì, vabbè, una vergogna. Vedendo serie, uscendo dai personaggi, è una vergogna. Bene, comunque gli andare un faccia a Bodan. Attenzione. E adesso aspettiamo solo loro. Yeah! Eccoli, i Revival si rivedono in questa GM mode. Però, fenomeno SmackDown Live. Dici che hanno loro la possibilità di essere i nuovi campioni di coppia. Il mio cuore dice sempre The Leaders. Però, raga, avrebbero anche avversari abbastanza facili, sì. Di adesso. Oh, hanno battuto gli Arrows of Pain e i Golden Truth, eh? Sì, ma cioè, sono una botta di culo. Ma rimetti a vedere il match, se vedete Rhino hanno fatto il match migliore di quei due, eh? E quegli altri due team. Hanno fatto un grandissimo match. Slater ha fatto un grande match. Ho letto anche i meritatissimo. Meritatissimo. Adesso vediamo qui un po' come va. Certo, B-team contro Slater Rhino sarebbe un po' imbarazzanti per tutti quanti, però. B-team, go! Vediamo, tutto pronto! Si comincia! Axel punta, il signor Dash, mentre Scott va da Madardi, che però va subito in neckbreaker. Tra l'altro qui devo fare un piccolo appunto, anche Miro mi ha copiato e ha fatto un triple treat tornato tag. Ma che cazzo significa? Ma è stato davvero bello. È stato davvero bello. E spero che replichino. Magari non di mezz'ora come il tuo, però replichino. Anche perché già c'è stato un match di mezz'ora, tralasciando questo. Che manovra da parte di Dash che mette a terra Madardi e poi continua. Ma guarda Bray Wyatt e Bo Dallas che se le stanno dando di santa ragione. Scontro tra fratelli, Bo Dallas contro Bray Wyatt. Ad avere la meglio per adesso è Bray Wyatt, mentre Madardi riesce... No. Scott lo mette a terra alla fine. Scott lo mette a terra mentre sta soffrendo Axel. E di certo che tra questi è quello che ha vinto più titoli nella GM Mode. Lasciando questo. Occhio che Bo Dallas va a far sbattere la faccia di Wyatt, Bray Wyatt, su il mat del ring. Matardi, wonderful! Wonderful! Matardi lotta davanti a Corey Graves, Michael Cole e Brent Sexton, mentre si è ripreso un po' Axel, eh? All'interno del quadrato si è ripreso un po' Axel, che ora viene raggiunto da Bo Dallas, spinto però da Bray Wyatt che lo va a prendere. Continua proprio a prendersi con suo fratello Bray Wyatt, eh? Incredibile. Tanto Matardi finisce contro il tavolo dei commentatori. E German Suplex di Dash. Scusate, di Scott. Sta diventando appelato pure Dash. Sta diventando appelato. Piano piano. Praticamente. Lì, intanto, proprio Dash va a cercare di colpire Axel. Guarda, ma come le strage. Le coppie non si stanno sfaldando. Insomma, sono iniziate così e stanno finendo così. Bene. Sì, c'è ancora una sfida tra Bray Wyatt contro Bo, che però qui reversa. Intanto arriva il nuovo Matardi sul ring. L'unico fuori è Axel. Scott ce l'ha ancora con Matardi, che non riesce a liberarsi da questa offensiva. Qui ci riesce a procedere e poi Dash fa l'aiuto del suo compagno mettendo a terra. Devo dire che i Revival si stanno coalizzando per andare contro Matardi. Beh, è anche giusto. Mirare una prenda, intanto lì Bray Wyatt si lancia con tutto il suo peso contro Bo Dallas. E nel dubbio Bray Wyatt sbraga il B-team. E Axel va a sbragare invece Scott Dawson. Buono. Bo Dallas. Mamma mia.
reagisce ora all'offensiva del suo fratello. È partita sin dall'ultima tardi e nessuno se ne è accorto. Sì? Sì. Non lo stavo guardando, sinceramente. Non stavo guardando perché sono molto concentrato a vedere il match di Bo Dallas e Bray Wyatt. Occhio. Cade dall'Ebron Bray Wyatt. Mentre guarda che ti combina il signor Dash con Matarde. Arriva forse superplex. No, Hurricanrana. E lì Axe prepara la finisher su Scott Dawson. Te ne sei accorta, Beo? Te ne sei accorta, Beo? B-team, B-team, go, go, go. È finita, ragazzi. Curtis, no, Axel, vola! Subito, no. L'ha interrotto, ha detto, ma dove vai a fare il pin? Ma dove vai? Ma Tardi ne fa fuori due con pugno, incredibile. Quei poteri magici. Wonderful! Occhio a Bo Dallas! Suplex connesso. E ora se la va a prendere, attenzione, non l'ha più improvviso! Non l'ha più improvviso! Uno! Niente, c'era comunque Bray Wyatt lì pronto. C'era Wyatt ma è uscito da solo. Bo Dallas, occhio qui a Scott che però non riesce ad avere meglio. Arriva Bo Dallas che mette a terra un Russell X-Whip. Scott Dawson. E ora Bo Dallas va a prendere anche suo fratello. E guarda che ti connette il signor Bo Dallas. L'ex Crossroads di Cody Rose. Archiviata, Wyatt sembra poter fare niente da lì. Pin scorretto. Mario Matardi. C2. Mario Matardi. Matardi toglie due pinfall in giro di 3 secondi. Incredibile. C'è un pinfall. Ci pensa Matardi. Toglie di mezzo anche l'arbitro. Anche l'arbitro no. Ok, perfetto. Togliamo il problema della radice. Intanto c'è Dash contro Axel fuori dal ring. No, viene rispinta all'interno del quadrato Axel. E viene anche guarda Dash cosa sta combinando. Dash on fire, ma lì Bo Dallas vuole schienare Matardi. Vogliono prendersi anche una piccola rivincita dal tuo vero primo main event. Però ci sono anche i revival, non bisogna sottovalutarli, assolutamente proprio. Guarda intanto Scott che ti combina. Questa è una bella mossa di sottomissione, però potrebbe cedere Matardi. Dubbio. No, arriva Bray. Axel tanto si libera dalla manovra di Dash. Mentre qui Bo Dallas ha preso un bel vantaggio su un suo fratello Bray Wyatt. Bo Dallas sta avendo un pochino la meglio sul suo fratello dopo un brutto inizio. Oh, guarda Matt che carica il caro Scott. Che volevi fare tu da... Visto a fede al paletto! E certo c'è anche la finisher di Bo Dallas! Momento importantissimo! C'è la finisher anche di Axel! Occhio! Oh, occhio! Pin! Uno! Matardi lascia il pin per andare a picchiare Bo Dallas! Forse che si è accorto che Axel aveva fatto la finisher! Oddio il braccio! Guarda! Si è bagnato malissimo! Dove? Il bacio di Dash! Oh mio Dio! Che schifo! È tipo sfrotto! Guarda! Sei rotto il infortunio per Dash! Guarda il braccio! Spero che quando torna su è messo meglio perché non si può guardare. Ma arrivano i medici, io li giusto in 2 secondi. Tralasciando questo, segno del move di Bray Wyatt a danni di Axel! Axel è a terra! Bella, tu sei offendo al paletto, ragazzi! Guarda oggi, il braccio! Non oggi si... tutti dal paletto! Non si è ripreso il braccio! Che schifo! Ma corre così! Occhio! A Bray Wyatt colpito dal braccio un pochino monco! Dash, mi sa che è un fortunato Dash. Non ho la vaga idea. Non posso guardare. Non guardare, tanto lì Matardi è a terra. Così. Occhio, pisco detto di Bo Dallas. Uno, due. Tua. Il povero Dash è lì con un braccio così, però sta asfaltando tutti con quel braccio. È più forte quel guarda braccio. Bray Wyatt prepara la finish, assisterà perché lo fratello vince il ring. Vanno i Leaders, vanno il 1, 2, 3, no, arriva Scott. Ma si è ripreso il braccio. Meno male, ragazzi, ero preoccupato. Meno male perché mi stava a far venire il vomito su quella roba. Matardi asfalta Scott Dawson. Bo Dallas va a colpire Matardi e Bray Wyatt colpisce Bo Dallas. Guarda come lo proietta lì indietro. Pinna, provace. Bomba. Ragazzi, Bray Wyatt... Prova anche il piffo risolutivo, ma ci sono tutti i giovanni in due. Spear di Bo Dallas. Che on fire, sta tirando fuori il peggio manovre. Bo Dallas. Potrebbe essere No Slater. Occhio che qui Axel la va a chiudere su Matardi. Axel la va a chiudere su Matardi. Matardi tutto là fuori. Anche Bray Wyatt fuori. Rimangono sul ring Bo Dallas e Dash. Wilder, occhio. Bo Dallas, 5 all l'ha appeso.
E Boda, intanto Axel va a prendere Scott. Bene. No, no, no. Fisherman Suplex di Axel ai danni di Bray Wyatt. B-Team scatenato. Ma tardi? Niente, no, perché... Attenzione. Oh, un pin, Axel un pin. Prova il pinfall. Uno, due, tre. Double Fisherman Suplex. B-Team. B-Team. B-Team, sarà B-Team contro Slater Rhino. Era destino, non è possibile. Cioè era destino che si sono stati invertiti e hanno vinto. Non è possibile. È stata fatta involontaria questa cosa e hanno vinto. Ma sono stati anche i migliori di questa contesa. Io non so quando andrà a tagliare. Beh, il pin è stato fatto grazie al caro Scott Dawson là, non mi ricordo, che è morto. E Bray Wyatt, scusatemi, ma Adri non è riuscito a interrompere il pin. Non ci credo. Quindi Extreme Rules B-Team contro Slater e Rhino. Beta B-Team, B-Team, go go go. Ragazzi, abbiamo già due campioni di coppia, ho detto tutto. Io sono un po' sconcertata. Ti vedo amareggiata. Intanto entra Charlotte Flair. Intanto abbiamo il 3v3 femminile, dove inizialmente doveva esserci Charlotte Flair, Ronda Rousey e Naomi, ma a quanto pare Ronda Rousey è andata contro la Charlotte e ha detto siediti. Chi avrà trovato Charlotte per rimpiazzare Ronda Rousey? Sono diversi. Avrà trovato qualcuno? Sono diversi nomi con testa. Fatto sta che Charlotte Flair la vedo pronta ad affrontare Asuka un'altra volta, e dall'altra parte ci sono anche Liv Morgan e Carmella. Bello. Sì, però io sono ancora sconcertata per BT contro Slater e Rhino. Mi tocca fare qualche stipulazione speciale per renderlo interessante. Là si vede la differenza. Awesome Bro ha più capacità di gestione di team, infatti non li fa combattere. Nel dubbio. Beh, no, perché altro sapevo che tu hai portato in linea di coppia. Io ho preferito puntare sulle Womans che sono straordinarie. E poi ti do intercontinentale, di universale. Ma qui basta parlare di Raw. Charlotte ha fatto tutta la sua entrata. Intanto. B-Team, B-Team, go. Gli ha portato bene la team nuova. La prossima ad entrare sarà Naomi, credo. Sì. Sì. Vuoi fare il balletto insieme a Naomi? A voglia, guarda, sono già carica. Amma me, yeah, sì. No, ma tardi! Io già farli. Mamma mia, Naomi! Guarda che tette! Guarda che culo! Guarda come shakera Naomi! Vediamo un po' chi è la terza partecipante, per favore. Io voglio vedere il salto che fa. Woohoo! E sarà la prima e l'ultima volta che vediamo Naomi. Ah, sì? Bene. Bene, già un bello spoiler questo. Amma me, sì. Amma me, sì. Basta che ci credi. Guardala! Bella però, eh. Hanno fatto tutta l'entrata, no. Clamoroso. Guarda qui, sì, vabbè. Dana Brooke. Vediamo se sarà un handicap match oppure dalla dietro esce fuori qualche face. Legit! Oh my god! La Sasha Banks! Sasha Banks is here, quindi è lei la terza componente del team dei buoni, che ho potuto lasciarlo a Naomi. Sasha Banks. Già un pochino meglio. Sasha Banks, mi sono emozionata per queste divas. Mi piace questo 3 contro 3, devo dire. E le Fabulous Blonde dove sono? Mi fate vedere Fabulous, via Sasha. Via Sasha. Woo! Uguale. Vabbè, giustamente entra prima Asuka. Per gli amici Asuka. Amore! Per gli amici. Dai! Amici. Mamma mia. Io la chiamo Asuka. Io no, insomma, amico. Intanto guarda le Empress of Tomorrow. Mamma mia, ragazzi. Conferma la sua entrata, conferma la sua altezza, pure anche la sua provenienza, non è cambiata.
Da o... Beh, ragazzi, ma il 3 contro 3, sì, il 3 contro 3. Il triple threat che ci sarà Extreme Rules. Tanta roba, sulla carta tanta roba. Certo, meglio dei B-Team contro i Slither Rhino. Senti, hanno vinto, secondo me possono tirarci fuori un sacco di emozioni. Se Slider e Rhino mi rifanno quel match che hanno fatto la scorsa puntata, ragazzi, io ci metto la firma. Però bidim bidim go go go. Eh? Finché hai The Leaders non aggiustano l'entrata, niente. Finché hai The Leaders non aggiustano l'entrata, niente. Perché non si può guardare quella. Tu che? Mancano loro le Fabulous. Entra prima la Liv Morgan. No, ti prego, la puffetta Liv Morgan, che non sta vincendo ma sta facendo grandi match. Io ci punto tanto su Liv. Io ho detto potrebbe fare un percorso stile Alexa Bliss di 2 anni fa. Liv Morgan tranquillamente può migliorare negli anni a livello, anche al microfono a me convince Liv Morgan, l'ho sentita poco però mi piace questo carisma, questo personaggio che si ritrova anche in questa Gem Mood, oltre che in realtà. Giusto. Buona, vediamo un po' cosa ci combina lì Morgan. Manca solo l'ultima. Eccola! La Princess of Staten Island! Eccola, certo, qui! Ce l'abbiamo tutte! La Queen! L'Empress! La Princess! Tutte ce l'abbiamo! Puffetta! Puffetta! The best woman on the planet! La Boss! The Boss! E poi Naomi! E poi c'è Naomi che in mezzo a queste sfigura parecchio. Beh, però è una bellissima entrata. Da una parte! Che è Charlotte! E dall'altra parte! Asuka! E sono proprio loro! Le prime due ad andare a contatto! Charlotte Flair contro Asuka, il pubblico è invisibilio! Ricordo sempre che c'è Ronda Rousey al tavolo dei commenti, che potrebbe far qualcosa, oppure potrebbe farsi i cazzi suoi. Oh, baddest woman on the planet starà con gli occhi bene aperti a guardare questa contesa, tutto questo tipo di contesa qua tra Asuka e Charlotte Flair, la campionessa. Tra l'altro, due debutti per fenomeno SmackDown Live, ovvero Sasha Banks e Naomi. Che se la vogliamo dire tutta, l'unico debutto è Sasha Banks. Sì, perché Naomi stava nella mia GM nello scorso anno. Non ha fatto grandi cose, però. Guarda dietro lì, Liv colpisce. Muore, Liv ha colpito Charlotte Flair. Non so, non è razzismo. No. Figura, perché, però, dove è Ember Moon piuttosto? Però devi mettere c'è Ember Moon che ha 8. Cioè. 10 spanne avanti, cioè faccia noi. Asuka subito body slam. Non so se tu hai visto il colpo di Liv Morgan a Charlotte mentre Asuka distraeva l'arbitro. No, ormai Asuka è un nil a tutti gli effetti. Vero, tanto c'è l'hot tag. Tag, entra la Boss. Come entra? Con braccio teso. Bene, entra bene. Irish Whip di Asuka, guarda come colpisco il Fabulous Blonde. Allo stesso tempo, all'unisono, ha colpito anche Carmella. Ci piacciono queste Fabulous, ma piacciono anche a loro. Asuka colpisce Sasha Banks, forse mossa combinata o con Liv o con Carmella. Eh sì, con Liv. Entra Puffetta, vediamo un po' come entra. Costile con una ginocchiata sulla schiena della Boss, che però reagisce subito. Tra l'altro adesso che ho visto Liv che si baghettava con le corde. Un bugger SmackDown. Io c'avevo il braccio che faceva così e tu c'avevi le corde buggate. Alex, a me. Ma soprattutto quelle corde lì, mi da dire. Per due match ci hanno fatto cose incredibili. Quante emozioni tu che hai. La reazione di Liv Morgan. Faccio vedere qualcosa. Brava. Sì, mette contro il turnbuckle. Sasha poi sfrutta proprio il turnbuckle. Guarda qui, ti combina pinfall fino. No, pensavo che provasse il pinfall. Ma di certo la schiena. Ti ho detto faccio vedere qualcosa. Rientra la Queen. La Queen contro Liv Morgan. La vedo male. Dobbiamo stare sull'attenti, ragazzuoli, perché Liv Morgan rischia di essere asfaltata da Charlotte Flair, che continua la sua offensiva. Grandissima qui la Queen. Buono, molto buono. Come ha messo a terra la Carmella, voleva va il via, touch. Va via. Adesso gli va dal touch. No, Charlotte Flair. Spear. Spear di Charlotte Flair. E già KO Liv Morgan. Vince il team face. 1-2. Kick out. Qui c'è Asuka che sta dominando la Boss. Ma anche se qua appena ho parlato c'è stato la reverse. Zitto, porti sfiga. Di Sasha. Come prima. Questa è la GM di Nakamura. Kick out. Quindi potrebbe esserci nuovo Charlotte Flair contro Asuka. L'ho chiamato. Vediamo un po' cosa combinano le due. Super face. Guarda. Non ci credo. Che power bomb. Ma che fuori. Che power bomb di Charlotte Flair che sfrutta l'Orcarana di Sasha Banks. Okay. Mamma mia, mai visto una mossa combinata così bella? Asuka sta provando, finisce però vittima della Spear. Spear by the Queen, Charlotte Flair. Forse circa... Infatti, ha allontanato Asuka dalle corde per eseguire la sua finisher.
Finisher! Ma ci sono le Fabulous, non può accedere così, Asuka. Invece mi ci sono le Fabulous! Le Fabulous non si buttano, si guardano tra di loro. Guarda, guarda. Stavo uscendo per quello, non sono entrate. Però si sono guardate tra di loro, le Fabulous Blonde. Ciao. Sì. Forza Fabulous, ha detto. Oh, Asuka vuole di fuori. Subito si rialzano tutti quanti, i commentatori, Brian Sexton, Michael Cole e Corey Graves, mentre Charlotte Flair finisce vittima della giapponese, no, reverse, no, gomitata di Asuka. No. Ci fidiamo su quel tavolo oppure no? Che Charlotte Flair rialza Asuka e finisce. Ci fidiamo sul tavolo! E ci finiamo di nuovo. Attenzione! Up tutte e due! Mamma mia, ragazzi, che tensione! Che bucio de culo! Back suplex! Volevo dirlo! Asuka. Alla fine era meglio lei. No tag! Naomi! Finalmente vediamo Naomi! Hot tag! Naomi contro Carmella, ragazzi! Oh! Naomi, nettamente la meglio! Che c'è? Basta! Irish Whip di Naomi! Dropkick, no! Evita l'impatto! Carmella! Occhio a Carmella che prova a storcere il naso di Naomi! Ma addirittura finisce a terra poi! Naomi, la moglie di Jimmy Uso, ragazzi, dominata da Carmella. Dominata da Carmella. Va a dare il touch alla sua compagna, Liv Morgan. E ora può esserci l'assedio di Puffetta proprio su Naomi. Life Live. Oh! Si pulisce le sue scarpe proprio vicino al fianco di Naomi e continua ad attaccarla. È scatenata la Liv Morgan. No. Reverse di Puffetta. Reverse di Liv Morgan. Irish Whip. Mamma mia, che flip connesso. Scatenata di Poison il touch. Sia Sasha Banks che Charlotte Flair vedono in difficoltà Naomi, che ora finisce nella finisher di Liv Morgan. Liv Morgan. Liv Morgan si batte a casa vittoria. No. Irish Whip di Naomi. Forse mossa combina. No. Liv Fuggia. No, guarda Charlotte Flair. Che zozza, Charlotte si face, non puoi fare queste cose. Vuole dare una mano a Naomi, forse l'ha vista in difficoltà ancora l'offensiva di Charlotte Flair. Siamo al conto di 6, adesso Liv, che finisce sulle scalette, ragazzi. Naomi, mamma mia, ha rivendicato il colpo, e ancora, occhio che dietro sul ring, l'arbitro forse sul conto di 9. 8, mi correggo, entra Charlotte Flair. È stato una clamorosa svista di Naomi. Forse aveva già il match in pugno. Era finita lì al conto di 9. Era praticamente KO. E ora si esalta giustamente perché è riuscito anche a mettere a terra la campionessa di Phenomenal SmackDown Live. Charlotte reagisce. Si combatte fuori dal ring. Irish Whip violentissima. E poi back sulla reverse di Liv. Per me rientrano alla fine. E infatti è così. Liv fa rientrare Charlotte Flair. Pubblico invisibilio per l'ottima prestazione di Morgan Arcarana. Mamma mia, Liv. È una buonissima Liv che però deve capire che l'overall è importante su questo gioco. Chissà se lo capirà mai. Praticamente è finito il match. Charlotte Flair ha risuonato il gong con la sua spear. Ora manca solo la finisher e poi il gong sarà del timekeeper lì. Prima la finisher, Charlotte Flair. Ragazzi, la campionessa manda un messaggio ad Asuka. Manda un messaggio a Ronda Rousey. Manda un messaggio a Sasha Banks. Manda un messaggio a Peony. Manda un messaggio a Alexa Bliss. Manda un messaggio all'arbitro. Fino a qui uno, due. Asuka ci prova. Ah, c'è riuscita. Non è affatto in tempo Sasha Banks. Lasciando questo lì, però si riesce a liberare anche di questa manovra. Anzi, è meglio dire che Charlotte la lascia andare per colpirla. Attenzione. Con la sua No, gliel'ha levato Puffetta. Puffetta dal touch. Puffetta dal touch. Puffetta al touch. Per me invece Puffetta. È crazy. No. Puffetta va a fare una bella mossa di... No, ma che flip. Vola Charlotte Flair. E quindi possiamo dire che arriva la finish della Puffetta. No, reverso di Charlotte Flair. Carlotta c'è. Via. Vabbè, Charlotte però... Liv è stato di DDT. Liv devi fare entrare Asuka però. Liv devi fare entrare Asuka. Non ci sono cazzi. Vuole assolutamente chiudere Liv.
Se la fa cedere, guarda. Se la fa cedere. No, si libera subito. Ho usato la determinazione, se no non me lo spiego come si è liberata subito. Adios, Peo, Shadow Flare, mette KO, Liv Morgan con la sua finisher, che non sarà la figlia di folla, ma è comunque decisiva. 1, 2, 3. Dai, scontatissimo. Attenzione, c'è Aska. 1, 2, Niente, Aska, 3. interrompe tutto. Vai, Aska! Aska non gli lavori da vinta, però. Non gli lavori da vinta, Aska. Beh, fa bene la giapponese, non vuole prendersi questa sconfitta, nonostante non sia lei essere schierata, vuole vincerla. Charlotte è impazzita. Charlotte, pensavo volesse andare per Monsolto, poi ci ripenso. Madonna, ha visto che è lontano. Entra Sasha. Lascia finire il compito a Sasha. Sbagliato perché Liv sguscia e va a dare lo tag a Asuka. Gestito male questo tag. Asuka finisce stremata già al suolo, incredibile. Sasha, se non sbaglio, questa è la signature Signature. move archiviata e quindi può carichiare la sua bank statement. Forse l'ho chiamata? No, no, no. Comunque esercita un certo tipo di pressione sul braccio di Asuka e poi lo calcia. Bank statement pronta. Bank Eccola. statement pronta. Cede Ecco. Asuka. Cede Asuka. Mamma mia. Cede Asuka. Bank statement. Archiviata, sì. Però No, forse ha un piede sulle corde. corde. Noi abbiamo Liv davanti. Abbiamo Liv Corde. davanti. Non abbiamo visto benissimo. Però Sasha Banks continua. Sasha. Sasha. Da oggi Sasha. Guarda, guarda, intanto hot tag, ce la fa? Ce la fa? Ce la fa! Rientra Buffetta, ragazzi! Perché no, Carmella? Perché Missa il colpo, Liv no, Carmella? Morgan. Buffetta, che cosa fai? Ha missato il colpo e qui finisce vittima di Sasha Banks, che può approfittarne di sweep. E poi la va a menare malissimo. Liv Morgan fatica a reagire. Ha fatto un gran match Liv, però. Ragazzi, vedo entrare Carmella, che era più fresca, no? Forse Sasha va a far entrare di nuovo Charlotte. No! Vuole lo spotlight. Sasha Banks! Qui, mamma mia, che brutta botta per la faccia di Liv Morgan. Sasha è on fire! Sasha è on fire! Tag, lascia la Queen, l'ultima parola, credo. Intanto Asuka va a disturbare l'arbitro. Backbody drop, turn heel Intervento completato. inutile. Twin neckbreaker Non però. sa più che cosa fare la cara Charlotte. Gli interrompono tutti i pin. Ora però dubito che Carmela possa fare qualcosa. Può distrarre ancora, però. Niente da fare. Si gira, se ne accorge. Pin Charlotte Flair ha finale. connesso un'altra finisher. Io direi che è fino a qui. Ok. Sasha! È finita. È finita perché Sasha ha colpito Con Asuka. l'aiuto di Sasha Banks, che ha interrotto l'intervento di Asuka, Charlotte continua a portarsi a casa vittorie. Però Victory ancora, after victory ancora una after volta, victory after victory. tanti applausi alla Liv Morgan, che ha fatto comunque un grandissimo match. Sottotono Carmela, Asuka ha fatto pochino, Naomi, però però come sono accorto che. Liv, tante robe, vero Naomi? No, c'è anche Naomi, che lei esulta, ma. Non si è visto proprio niente. Charlotte Flair in una condizione stupenda. Ronda Rousey lì al bordo ring starà guardando tutto con certo interesse. Perché Charlotte Flair è pronta a tenere il titolo, però. E noi possiamo volare al main event. The Beast! Incarnate. Brock. Vediamo un po' se si fa accompagnare anche stasera. Sì, Paul Heyman è lì. Il titolo WWE anche. Il ritorno della bestia in un match di SmackDown Live, la terza, anzi scusa, la quarta puntata dello Show Blu vede finalmente combattere il suo campione WWE. Vediamo un po'. Oh, Brock Lesnar mi costa un mutuo ogni volta che deve combattere, quindi andiamoci piano. Richiedo il rimborso a Jinder, è colpa sua. Jinder voleva un match, tu gliel'hai dato. Eccolo qui, Jinder Mahal. Dicono che hanno fissato anche lui, lo sai. Che problema aveva? Boh, forse problemi con il trono dietro. Ma Boh, io non vai. lo vedo il trono. Ah, adesso lo vedo. Jinder Mahal, eccolo qui, compagnia di Sunil e quell'altro, i fratelli Come si Singh. chiama quell'altro? Ragazzi, io rinnovo l'hashtag, diamo un titolo a Jinder perché è così Singh.
lo annunciano. Pubblico eccitato, penso che sia la prima volta che Brock Lesnar combatte in un match normale. Cioè, che è incazzato nel... Un evento che sia un po' come inizia Brock Lesnar, così, stranamente, con back suplex. Il ritorno della bestia, si prende il main event, si prende un avversario abbastanza facile, si prende pure lo squash. Senti, abbastanza facile, io ti ricordo che l'anno scorso Jinder Mahal è l'unico che ha battuto Lesnar. Sì, ma Mahal l'anno scorso era dopato, nel senso aveva più 5 di overall, poi magari stava in top, quindi c'aveva tipo 100 di overall e Brock Lesnar un po' soffriva. Qui è difficile vederlo soffrire Lesnar, pure qui testata dietro, reagisce però Mahal con una gomitata, eh. Non me l'aspettavo. Ecco, mi direi che ci sono i fratelli Singh che l'anno scorso non c'erano, quindi potrebbe essere un'altra più guarda palla che ti combina. Oh, incassa anche Lesnar, incredibile. Qualcuno sicuramente sta tifando Jinder Mahal, sono sicuro che sarà più di qualcuno. Broccolo Lesnar con Etonari sweep e poi lo va a incollare contro quel turnbuckle. Ah, ci sono abbastanza allontanati perché dicono, ma se Lesnar gli è più armato, sono cavoli nostri. Sì. Però ci siamo, vogliamo vedere il Maharaja che prende le botte praticamente. Però è nel main event. Però è vero, Mahal è nel main event, questo è un segnale importante. Qui riesce addirittura a mettere a terra Brock Lesnar, guarda come pressa. Incredibile. Oh, di Jinder Mahal che non sta assolutamente facendo un match cuscinetto, anche se sta cercando di impensierire Brock Lesnar. E qua prova un pinfall. Uno. Ma manca battuto la mano per terra l'arbitro. Sorride Brock Lesnar, che però finisce vittima di Jinder Mahal, il suo suplex. Welcome to Maharaja Day. Oh mio Dio! Forse Maharaja City. Tutta questa offensiva del Maharaja che qui lo colpisce anche sugli addominali. E continua ancora. No, Lesnar riprende in mano il match. Lo riprende in mano. E intanto Heyman aiuta il suo assistito con una sedia. Lesnar si guarda quella sedia ridacchiando. Prende le dovute distanze. E attenzione! Lo lascia sulla sedia! L'arbitro non chiama nessuna squalifica! E non la mia, ha preso lui la sedia! Lesnar va con la... Com'è possibile? Mahal è l'anti-Lesnar 2! Kick out, manca battuto il 2! Era finito con la schiena sulla sedia del Maharaja in una forma strepitosa! F5! No! Pensavo F5 di Mahal! Stavo morendo. È un Brock Lesnar che può essere battuto. Allora può essere quantomeno vulnerabile ai colpi dei suoi avversari, ragazzi. Occhio Lesnar, perché Mahal è finito sull'Ebron. Lesnar no. Reazione di Mahal. Reazione del Maharaja, che mi fa mettere di spalle il suo avversario. Poi finisher sulla bestia. 1-2 kick out di Brock Lesnar. Oh mamma, ragazzi. Cioè, non ha fatto questo match con Samoa Joe? Lo fa con Lesnar. Da premiare assolutamente Jinder Mahal, però. Questo va mandato subito per i titoli. Non so quale. Inventiamo un titolo per Maharaja. E qui però rimette a terra Brock Lesnar e carica un'altra. Finisce. Alla bestia. No, le basa. E questo vuol dire che ha come minimo la signatura. Come minimo. Ovvero i suoi tre German Suplex. 1. L'ho chiamato ragazzi. 2. Heyman si esalta. È tornato Brock Lesnar. Welcome to Suplex City. Bitch. Occhio. Stavolta è finita. Finito. L'F5 della bestia. Qualcuno inizia a fischiare in mezzo al pubblico. Ha capito che il match si è concluso. Mamma mia, yes. L'F5. 1, 2, 3, Brock Lesnar mette KO Jinder Mahal, che però ha fatto il match. Ci ha provato ragazzi, non è stato uno squash e sono contenta anche di Jinder, dai. Sono molto contenta anche di Jinder, però The Beast, Brock Lesnar. Abbiamo capito che Extreme Rules però può cambiare, secondo me. Specialmente con un Ziggler che caga finisher, perché Ziggler caga finisher. E visto che è sofferente con un Mahal, che dei finisher ne abbiamo viste poche, Ziggler potrebbe davvero metterlo alle strette. Con un'incognita.
Braun Strowman, molto molto pesante. È tutto da vedere. Heyman entra sul ring per elogiare il suo assistito. Brock Lesnar vince e convince a metà. Non è il Brock Lesnar solito che ha sfatto tutto e tutti. Fa comunque buoni match. Però dovrà pagarlo ancora di più, secondo me, dalla prossima puntata. No, tanto paga male. Lui ha voluto il main event. Comunque, per SmackDown è tutto, ragazzi. Bella, bella puntata. Piena, piena di roba. Avete preso gli appunti? Io spero di sì, perché già non mi ricordo più che diavolo è successo. Avevo qui il fogliettazzo. Ho scritto la roba perché non mi ricordavo. Io ricordo che se ancora non avete visto Awesome Bro, lo trovate nelle schede e nell'info box nel canale di Miro. Se l'avete già visto, invece, correte su Facebook, su Awesome World Games, a votare il sondaggio che troverete fissato in alto. Con una portata così non possiamo perdere. L'ho detto. Diciamo, forse sarà un pareggio, chi lo sa, ma non me ne batto. Senti, le storyline qui oggi è stata asfaltata. Tutti che si lamentavano che SmackDown di storyline è partito un po' così, cos'ha? Guardate che vi sto a tirar fuori. Che cosa vi sta tirando fuori? Comunque, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, fate, lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi, condividete il video con l'universo e seguitemi su Instagram, perché Instagram è bello. Io vi aspetto qui nel mio piccolo regno insieme a Miro. Too sweet. In un prossimo video. Too sweet.